una giornata storica perché abbiamo per la prima volta abbinato una costruzione di tutta la normativa esistente in tema di violenza di genere contro le donne in particolare, con un opuscolo che noi riteniamo molto efficace e che sarà distribuito in tutti i luoghi possibili in grandissima diffusione, dove sono riassunte tutte, non solo gli elementi di rischio per chi commette questi reati, ma anche i segnali di allarme che le donne devono recepire e che possono essere sintomatici di un atteggiamento un domani aggressivo. Questo perché la prevenzione secondo noi è fondamentale. L'efficacia repressiva della pena è connaturata a quella che è l'autorevolezza dello Stato. Se lo Stato minaccia una pena, poi la deve irrogare nel momento in cui è determinata la colpevolezza di una persona. Ma non possiamo farci l'illusione che la pena, per quanto sia grave, possa costituire un deterrente efficace. In reati come questo, che si fondano sulla mancanza di educazione, la mancanza di rispetto, la mancanza di sensibilità, quello che conta è la prevenzione e quindi occorre aumentare l'informazione, occorre aumentare l'educazione, occorre aumentare nei limiti del possibile la coscienza etica della persona, soprattutto dell'uomo, nei confronti della donna, che non deve essere più, non dico considerata un soggetto debole, ma deve essere vista come il riflesso di se stesso. Non è immaginabile che in questo secolo si possa ancora pensare a un minimo di sopraffazione o di mancanza di rispetto da parte dell'uomo nei confronti della donna.